Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi di voi non ha mai costruito nella sua gioventù un aereo di carta? Sicuramente tutti nella propria vita, chi più chi meno, ha costruito aerei di carta, perché è il primo modo di far volare qualcosa economico e molto pratico da costruire. Ma se quell'aereo di carta fosse un aereo di carta dei giorni attuali, come sarebbe questo aereo di carta? Ragazzi, ve lo dico subito, sarebbe così. Eccoli qua, come sono gli aerei di carta ai giorni nostri. Questi sono gli aerei di carta della Power Toys, sono i Power Up, questi aerei veramente incredibili, perché comunque sono gli aerei di carta che usavamo noi quando eravamo piccoli, ma evoluti ai giorni nostri. Abbiamo due versioni, abbiamo il Power Up 2.0 e il Power Up 4.0. Oggi faremo solo un unboxing perché non li ho ancora aperti nemmeno io, non so come sono all'interno di queste confezioni, perché ci tenevo a trasmettere con voi appunto l'impatto nel vedere cosa c'è all'interno di queste confezioni. Poi in un prossimo video ovviamente li costruiremo e li faremo volare. Sono due versioni molto diverse fra loro, anche se entrambe ovviamente sono fatte di carta. Qua abbiamo una versione, diciamo, più economica e soprattutto più semplice. Qua abbiamo una versione molto più evoluta e, se vogliamo, complicata per essere comunque un aereo di carta, perché tecnologicamente sul Power Up 4.0 c'è tanta tecnologia inserita in qualcosa che normalmente non è di carta. Quindi, detto tutto questo, inizierei a vedere il primo modello, che è il Power Up 2.0. però ovviamente anche qua la parte interessante è che abbiamo, come vedete, un motore con un'elica, e qua davanti abbiamo quello che è la batteria che fa ruotare l'elica di questo aereo di carta. Allora, vediamo le caratteristiche sulla confezione. Abbiamo 30 secondi di volo, perché comunque è una versione questa molto easy, molto semplice, che è poco più di un aereo di carta classico, ma con una spinta di un motore elettrico. Poi abbiamo la ricarica, che dura 20 secondi, quindi la ricarica è molto veloce. E poi abbiamo la resistenza agli urti, perché è davvero molto molto leggero. Allora, andiamo a vedere cosa c'è nella confezione di questa versione, prima di vedere la 4.0, che è la versione quella che ovviamente a me personalmente interessa di più. Questa invece se l'è già addocchiata mia figlia, che ha 8 anni, quindi è proprio l'età giusta per utilizzare questa versione. Allora, andiamo a far scorrere la confezione. Sicuramente un'idea regalo incredibile, soprattutto per un bambino, questa versione 2.0. Allora, abbiamo un manuale di istruzioni. Andiamo a vederlo da vicino, che ci spiega tutti i passaggi. Ok, poi ovviamente andremo ad analizzarlo con calma quando andremo a montarlo. In teoria sembra molto semplice, perché comunque è tutto disegnato. Poi qua abbiamo un altro foglio con le varie certificazioni e via dicendo. E poi qua abbiamo quello che è la parte principale di questo aereo, cioè la carta. Questi sono i fogli di carta che la Power Up ci dà di serie dentro la confezione. Vedete, ci sono le righe tratteggiate su dove dobbiamo probabilmente piegare o tagliare. Adesso non lo so, lo scopriremo poi quando andremo a montarlo. E qua ne abbiamo un altro per avere un ricambio dal punto di vista appunto della carta. Poi abbiamo questo, che è il caricatore, quello che ricarica in 20 secondi la batteria del motore. Vanno inserite all'interno tre batterie AA non incluse in confezione. E qua vedete che abbiamo i contatti per andare a ricaricare quello che è il motore. Adesso vado a sfilarlo, se riesco, senza fare danni. Vediamo, ecco qua, questo è il motore con l'elica. Guardate quanto è piccolo, il motore è piccolissimo, quindi è inoffensivo al massimo. E qua abbiamo il motore, qua abbiamo i contatti, qua abbiamo start e qua stop. Quindi in teoria da questa parte andremo a ricaricare la batteria per far funzionare il motore, mentre di qua, dove abbiamo la scritta stop, suppongo che andandola ad inserire andremo a spegnere il motore, perché comunque non c'è nessun interruttore su questo dispositivo. Quindi è davvero super semplice, come avete visto, e sono curiosissimo di provarlo. Questa è la versione, quella diciamo più semplice, quella base, quella più economica anche dal punto di vista appunto del costo. E poi qua abbiamo un'altra elica sostitutiva di ricarica,
cambio nel caso dovessimo andare a danneggiare la prima elica che c'è installata. Per installarla è semplice, basta sfilarla e infilare quella nuova, quindi davvero super semplice questo Power Up 2.0. ma adesso andiamo a vedere quello che è la versione tecnologicamente più avanzata, per essere comunque un aereo di carta, che è il Power Up 4.0. sì, perché qua abbiamo qualcosa di molto più evoluto, abbiamo addirittura una connessione Bluetooth, l'utilizzo dello smartphone per pilotarlo. Infatti dovremo scaricare l'applicazione che si chiama Power Up 4.0, disponibile come vedete sia per iOS che per Android. E infatti, come vedete, l'età di utilizzo è salita, non è più un 8 più, ma dai 14 in su, perché comunque è qualcosa di un po' più complicato, perché dobbiamo comunque avere uno smartphone, dobbiamo comunque avere una connessione Bluetooth tra lo smartphone e l'aereo. Si può utilizzare facendolo andare molto più distante rispetto a questa versione qua, che è una versione di un aereo di carta, è un pochino più evoluta. Qua invece possiamo addirittura, come vedete, andare a 70 metri di distanza, abbiamo 10 minuti di autonomia di volo, poi abbiamo la telemetria in tempo reale, la autostabilizzazione in condizioni di vento, quindi ovviamente parliamo di venticello, ragazzi, qua parliamo di un prodotto che pesa 17 grammi, quindi la stabilizzazione elettronica che avrà lui per tentare di stabilizzare il volo è sempre data da un vento che non è vento, parliamo di aria. Però è una versione questa che si può tranquillamente usare all'esterno se non c'è un vento fastidioso. E poi abbiamo la resistenza agli urti, quindi è davvero una versione molto molto più evoluta, come avete capito. Andiamo a aprire la confezione, che si apre nello stesso identico modo di quella precedente. E qua, come vedete, è tutto ancora legato con i laccetti, perché io non l'avevo ancora aperto. Adesso vado a recuperare una forbice per andare ad aprirlo. Vedete che qua abbiamo l'antenna, quindi questa è una versione ibrida tra un prodotto, se vogliamo, avanzato, cioè un prodotto del 2022, ma sempre su qualcosa creato tanti tanti anni fa, che è l'aereo di carta. È un mix veramente accattivante, soprattutto per chi come me o come tanti di voi hanno costruito, soprattutto a scuola, tanti tanti aerei di carta. Allora, questa è la parte, come vedete, con il Bluetooth, con la ricevente. Qua abbiamo anche un interruttore on off, quello che ovviamente non avevamo neanche nell'altra versione, e qua abbiamo addirittura due motori con due eliche. Quindi questa è la parte, diciamo, elettronica del sistema. Poi abbiamo il cavetto, che ovviamente è il cavetto di ricarica. Vado a tagliare i laccetti, quindi un cavetto micro USB per la ricarica. Poi qua abbiamo un'altra astina di fissaggio, che dovrebbe essere quella che va a sostenere le ali, se non sbaglio, almeno per quello che ho capito io. Eccola qua sfilata, questa barrettina che dovrebbe essere un irrigidimento centrale dell'aereo, credo di aver capito così. E poi qua abbiamo due eliche di ricambio, come vedete, una e una, due, perché comunque i motori sono due. Poi abbiamo il manuale di istruzioni, eccolo qua, che ci spiega tutti i passaggi per andare a piegare la carta per costruire il nostro aereo. Poi qua abbiamo un cartoncino con un QR code, forse trim card, non so cosa sia, lo scopriremo. E poi qua abbiamo quello che è appunto il senso di tutto questo aereo, la carta. Quindi abbiamo 1, 2, 3 e 4. Qua abbiamo 4 fogli di carta con tutte quello che sono i punti di piega e di taglio del nostro Power Up 4.0. quindi qua abbiamo la possibilità di costruirne 4, non simultaneamente, nel senso che se andiamo a romperne uno ne possiamo costruire un altro e via dicendo. Ma poi su Amazon, perché tutti questi prodotti sono disponibili direttamente su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione, ed è possibile avere anche solo questi fogli come ricambio nel caso dovessimo finire quelli che c'è all'interno della confezione. Quindi ragazzi, questo era solo un unboxing per farvi vedere come nel 2022 sia possibile volare in maniera molto più avanzata rispetto a un po' di anni fa con un aereo di carta. Sicuramente la Power Toys ha creato qualcosa, secondo me, di molto interessante, di molto inoffensivo, di non pericoloso e comunque di affascinante, perché gli aerei di carta
carta sono la prima cosa che ci dà gusto far volare, è la nostra prima idea di volo quando siamo bambini, e poi ovviamente crescendo arriviamo a far volare prodotti come questi. Ma l'aereo di carta è sempre l'aereo di carta, ha sicuramente un fascino intramontabile, e se lo andiamo ad applicare a una tecnologia come questa che ha il PowerUp 4.0 diventa super affascinante. Però anche il PowerUp 2.0 secondo me ha il suo fascino, soprattutto in questo caso se lo dobbiamo regalare a dei bambini, perché comunque come avete visto 8 più si costruiscono un aereo di carta, non hanno bisogno di uno smartphone, non hanno bisogno di niente, ma hanno comunque un motore, una batteria, e l'aereo vola sicuramente in maniera diciamo più esaltante rispetto all'aereo di carta classico. Quindi sono due versioni per due utilizzi completamente diversi, ma entrambi ragazzi sicuramente dal fascino incredibile. E se questo mio video unboxing in attesa della video recensione e prova di questi power up vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, spoiler dei prodotti che arriveranno qua su YouTube, spoiler delle location di dove vado a volare. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.